Ecco, dopo aver parlato dello stile, diciamo qualche cosa a proposito, sempre parlando della redazione, delle citazioni letterali. Allora, abbiamo detto dall'inizio che una tesi si deve basare in buona parte nella letteratura, letteratura in senso scientifico, in testi scritti, quelle che chiamiamo fonti. Fonti dalle quali prendiamo concetti, dati, eccetera. E allora bisogna citare. Tante volte conviene riportare letteralmente il testo, un testo dato da un autore. Poi vediamo soprattutto quali tipi di testi conviene citare in questo modo. Ma diciamo prima qualche cosa dal punto di vista formale, per quanto riguarda la formattazione. Nel senso che riportando un testo testualmente citato, cioè una citazione letterale, cioè con le parole esatte dell'autore, possiamo trovare due modalità. Una citazione breve, si intende di solito, può essere tre parole che mettiamo tra virgolette, o fino a due o tre righe. Non è matematico, se sono due e mezza, sì, no, però più o meno due, massimo tre righe. Allora, in questo caso, citiamo il testo dentro il corpo, tra virgolette. Allora, per esempio, come dice Elios Grecia, virgola, apro virgolette, l'essere umano ha sempre una dignità intrinseca, eccetera, eccetera. Chiudo virgolette. Numero della nota piedi pagina, riferimento bibliografico. Va bene? Ma a volte, per qualche motivo, conviene che citiamo una frase più lunga, perché è un pensiero più articolato, vogliamo riportare una frase che è lunga e si intende per lunga più di due o tre righe. Magari più di tre righe senz'altro, cioè già. È una frase, o una frase, non solo una frase, magari diverse frasi, comunque un testo di una fonte, preso da una fonte che va al di là delle tre righe. In questo caso, per quanto riguarda la formattazione, bisogna fare un po' come è presentato in quel testo, in quel documento, che è una specie di modulo fatto, modello fatto, di cui abbiamo parlato l'altro giorno. E vedete che fa così, dice testo principale. E poi uno spazio e poi la citazione. Ora vedete allora che intanto conviene risaltare questo testo preso da quella fonte, lasciando quella che viene chiamata in spagnolo sangria, un rientro grande. Alcuni lo fanno più grande di questo che quello del tabulatore normale, si può fare ancora un pochino più ampio il rientro, ma basta così come presentato qua. Poi di solito si usa un'interlinea inferiore a quello del testo. Nel testo in generale, queste sono cose spiegate anche dal libro di Marocco che citavo prima, si usa di solito un'interlinea di uno e mezzo o due, non per riempire più pagine. Ma questo da che cosa proviene? Da i tempi non tanto lontani in cui il direttore e il correttore facevano sempre i testi stampati sulla carta. E se il direttore o il correttore vuole prendere note, sottolineare, fare delle annotazioni, aveva bisogno di uno spazio tra le righe. Se era troppo compatto, è difficile mettere una nota lì per dire. Guarda, questo aggettivo non va bene. Comunque rimane questa abitudine, anzi è una prescrizione, di lasciare un'interlinea nel corpo normale dove noi scriviamo, ampio, ripeto, una linea e mezza o due. Se utilizzate il modello dell'Ateneo come quello lì, ve lo presenta già così, altrimenti lo dovete formattare voi con uno stile o come volete. Ma poi vedete che il testo della citazione letterale ha un'interlinea minore,
Di solito se tu usi un 1,5 di interlinea o 2 nel corpo dove tu scrivi, la citazione avrà un corpo con una interlinea 1, così che l'occhio vede subito che quello è un corpo di testo staccato, diverso da quello precedente e da quello seguente, cioè è una citazione. E così anche di solito si usa una grandezza inferiore, i caratteri in quello che si chiamano punti. Per esempio, in questo modello il testo normale dove io scrivo è di 12 punti, che si veda bene, insomma, non troppo grosso, 14 punti, no, 12 va bene. E invece il testo citato di solito 11, qualcuno lo mette anche in 10, ma si rischia che se il docente non vede molto bene faccia fatica. Allora si può fare il corpo dove io scrivo in 12 punti e un pochino inferiore, 11 punti, la citazione. E vedete che non ci sono virgolette all'inizio e alla fine del testo. Perché? Perché non sono necessarie. E cioè perché se ho formattato il testo in questo modo, rientro, interlinea inferiore, corpo di testo, grandezza dei caratteri inferiore, l'occhio vede subito che quella è una citazione. Va bene? Andiamo a vedere nel... Spero che si possa vedere bene. Un attimino. Forse tolgo la... Ah, ecco che stavo... Ok. Se noi andiamo a vedere, non qui, scusa, ma qua, ecco, vedete, questo è quel documento di cui parlavo, preconfezionato con l'applicazione di vari stili dall'ufficio, dal Dipartimento di Pubblicazioni nostro. Se io mi metto qua, vedete che c'ha Times Roman 12 punti, lo vedete qua sopra. Vi consiglio di utilizzare Times Roman o un tipo di carattere simile. Yeah. Ci sono sostanzialmente due tipi di caratteri. Quelli che si chiamano sans serif. Non vediamo. Quelli, come? Non vediamo il testo. Non vedete? No. Grazie. Sì, avvertitemi quando succedono queste cose, quando sospettate che qualche cosa... Non va bene perché magari mi dimentico. Ecco, adesso sì? Sì. Ok. Allora, vedete che c'è il testo principale, c'è per esempio, questo è un sottotitolo, e qui ha applicato un heading 3, uno stile chiamato heading 3. Qui è applicato stile normale, e questo stile normale comprende Times Roman 12 punti. Dicevo, ci sono due tipi di caratteri, sans serif e serif. Che cosa significa questo? Serif è una parola che viene dal francese. I serif sono, per esempio, quando tu hai una I con una barra sopra, numero romano 1, con una barra sopra e una barra sotto, orizzontali, questi sono i serif. La T è così, ma con una piccola traccia che allunga. Questi sono i serif. Sans serif è, per esempio, tipicamente Arial. Non so se avete mai visto questo. Se io qui, per esempio, metto questo e dico Arial, che è uno dei classici, più utilizzati sono... dove sta Arial qua? Anche questo sono sans serif, per esempio. Lo vedete subito. Che... L'ho applicato? No, non l'ho applicato. Ah, perché devo fare così? Non lo so perché non lo applica, forse perché c'è lo stile. Comunque, Arial, questi non hanno questi tratti, non so se li vedete, la T ha due come agganci e sotto anche, ok, quello è il serif. Sans serif invece non ha queste cose.
Qual è la differenza? La differenza principale è che il sans serif l'occhio lo vede un po' più pulito, perché non ci sono queste appendici, diciamo così, delle lettere. Ma e dunque va bene anche per un titolo di un libretto, eccetera. Ma il testo lungo, scritto con sans serif, diventa stanca l'occhio, perché l'occhio deve fare un maggiore sforzo per identificare, per esempio, supponiamo una I e poi una L, sono tutti dei paletti, quasi tutti uguali, mentre con il serif sono più distinti l'uno dall'altro. Allora vedrete che, per esempio, non so, magari una rivista, cioè la lettera del direttore, che è più come senso informale, eccetera, tante volte si usa un sans serif, ma poi il testo lungo degli articoli di solito viene scritto con Times Roman, eccetera, eccetera. Allora io vi consiglio di utilizzare Times Roman 12, e come dicevamo, per il testo citato si usano queste caratteristiche che abbiamo visto: rientro, interlinea inferiore, caratteri inferiori. Va bene? Ecco. Veniamo a un'altra cosa che tra l'altro qualcuno mi ha chiesto di spiegare. In qualche modo è venuta fuori già in un'altra occasione, ma lo riprendiamo un pochino più sistematicamente. Cioè, spesso dovete citare letteralmente, sia a forma breve, dunque dentro il vostro testo con tra virgolette, sia in forma lunga, come abbiamo visto adesso, un testo che voi prendete, cioè un testo che voi utilizzate, che è scritto in un'altra lingua diversa da quella nella quale scrivete la vostra tesi. Supponiamo io scrivo la mia tesi in spagnolo e prendo un testo scritto in italiano o in inglese o in francese, e possono essere in diverse lingue. Va bene? Allora, come citare questi testualmente, letteralmente, questi testi che prendo da una lingua diversa da quella nella quale scrivo la mia tesi? Allora, c'è un primo punto, che è quello della coerenza. Cioè, devo decidere di fare in un determinato modo, salvo eventuali eccezioni. Per esempio, io nella mia tesi, lo dicevo un'altra volta, a un certo punto ho fatto una specie di esegesi di un testo di Francis Bacon, per cui nella stessa pagina, in due colonne, ho messo il testo originale inglese e la mia traduzione in spagnolo per spiegare certe cose. Ma salvo questo, poi sempre che nella mia tesi cito una fonte presa in un testo di una lingua diversa dalla mia tesi, lo devo trattare più o meno nello stesso modo. E le modalità sono diverse, solo che, ripeto, una volta che decido di usare una modalità, cerco di essere coerente, altrimenti sembra una cosa semplicemente arbitraria, capricciosa. Allora, le formule sono diverse. Una possibilità è questa: citare letteralmente, cioè copiare il testo in lingua nel corpo, per esempio in inglese, e in nota a piedi di pagina riportare una traduzione. Va bene? Oppure B. Padre, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, déjame explicar todo esto y luego vemos preguntas. Fórmula B, il contrario. Metto la traduzione nel corpo del testo e l'originale lo riporto letteralmente in nota a piedi pagina. Va bene? Nel testo metto la traduzione Sgreccia, dico come dice Helios Sgreccia, due punti, la persona è sempre un essere umano con dignità, eccetera. Lo riporto in spagnolo, perché io sto scrivendo in spagnolo, ma siccome l'originale è in italiano, metto nota di pagina, la persona è sempre un essere di eccetera, eccetera. Va bene? Terza formula, mettere solo l'originale, in questo caso nel corpo del testo. Non è necessario riportare
la traduzione in nota piedi pagina. Oppure metto solo la traduzione. Non mi interessa tanto mettere il testo originale, mi interessa che il lettore capisca il testo. Allora, ripeto, si decide per una formula e si applica coerentemente in tutta la tesi, salvo qualche necessità eccezionale per qualche motivo importante. Ora, capite che le due prime formule richiedono più lavoro, uno, e dunque bisogna chiedersi se davvero è necessario riportare sia l'originale e sia la traduzione, o al contrario la traduzione e l'originale. Quando può essere importante e conveniente riportare tutte e due? Quando mi sembra, in due occasioni, quando il testo è molto importante nella lingua originale. È importante, magari scrivo in spagnolo, ed è importante che questo concetto che esprime Sgrecia lo legga il lettore nella lingua originale, in italiano, per qualche motivo. Ma se non è importante che lo legga nell'originale italiano, ma quello che mi interessa è che il lettore capisca il senso di ciò che dice Sgrecia, lo posso mettere solo nella traduzione, perché non mi interessa come è detto in quella lingua. Sarà importante riportare comunque la traduzione quando, secondo voi, quando ed è molto evidente, quando cito un testo preso da una lingua che molto probabilmente il lettore non capisce. Se cito in Swahili o in Ibu o in giapponese, probabilmente sia il direttore che poi il correttore che poi il futuro lettore non capiranno quella lingua. Allora, se c'è un motivo importante per riportarlo in Swahili, allora lo metto in Swahili sia nel corpo che in nota, una delle due, però in quel caso devo mettere la traduzione. Se invece è inglese, francese, eccetera, magari non devo mettere la traduzione, posso mettere solo l'originale. Ora, se è un testo che scrivo in spagnolo, e riporto frasi una volta dall'inglese, poi dal francese, poi dal portoghese, poi dal tedesco, poi di nuovo dal francese, eccetera. Il povero lettore dice, un momento, cioè io sto, è troppo difficile. Allora, se è molto, ripeto, se è molto importante il testo originale così com'è, perché quell'autore l'ha espresso in quel modo, ed è importante che si legga nella sua versione originale, allora metto nell'originale, altrimenti metto solo la traduzione. Va bene? Io nella mia tesi ho riportato tutto in spagnolo e ho citato moltissimi testi di lingua, soprattutto di lingua inglese. Se avevo la traduzione, un libro pubblicato adesso dico un altro su questo, prendevo da quella traduzione. Altrimenti traducevo io e mettevo la nota che il traduttore ero io. Allora, su queste quattro formule possibili. Avete qualche dubbio? Carina, avevi qualcosa? Carina? Allora, voi qualche domanda? Prego. Sì, a volte non è che è un testo, possono essere due o tre espressioni. Espressioni? Che cosa intendiamo per espressioni? Espressioni sono... Una frase? Neanche? Neanche. Ah sì. Allora dice, magari è un'espressione, questo succede spesso quando si fa un'analisi su un determinato tema in una cultura. L'ebreo che dice, noi in ebreo usiamo la parola ruà, per esempio, per indicare lo spirito. Allora magari mette il testo nell'espressione ebraica e poi la traduzione. Magari nello stesso corpo, ok? Se è solo due, tre parole, un'espressione tipica nella tua lingua o nella lingua dalla quale lo prendi, lo puoi mettere nell'originale. Io non abuserei di questo, perché a volte ho visto delle tesi che parlano, per esempio, diverse tesi sulla cultura Ibu, la morte, eccetera.
Qualche espressione sia interessante, magari importante vedere come in ibu si dice così, ma in realtà molte volte a me, lettore in lingua italiana, non mi interessa molto come si dice in ibu, mi interessa il senso, il significato. Allora, qualche volta sì, non abusare di questo, perché, ripeto, può essere un po' ingombrante, troppe parole. Per esempio, una volta ho diretto una tesi su il fine vita comparando il buddismo e il cattolicesimo da una suora thailandese. E allora, bene, lì riportava diverse espressioni in cinese della cultura buddista, perché era interessante vedere questo concetto era centrale per loro. Benissimo. Però senza esagerare, senza che il testo diventi troppo farraginoso, difficile da leggere. Va bene? Ok. Questo per quanto riguarda brevi espressioni tipiche in una determinata lingua. Qualche domanda da voi? Carina, che è andata via? Mi sentite voi in videoconferenza? Sì. Sì, mi sentite, no? Ok. Allora, poi Carina, se vorrà fare la domanda, lo potrà fare. Dicevo, anche a proposito delle traduzioni, cioè quale testo riportare. Allora, se hai una traduzione, per esempio, dall'inglese all'italiano, stai scrivendo in italiano, riporta quella traduzione. Che cosa citi? Citi la traduzione. Però la prima volta che lo citi, deve citare anche l'originale, o conviene quantomeno citare l'originale. Perché magari, non so, Engelhardt, il suo testo Foundations of Bioethics, che è stato tradotto come manuale di bioetica, la prima volta che lo cito, e anche in bibliografia, dico Engelhardt, manuale di bioetica, eccetera, eccetera, casa editrice, tutto il resto, e poi, tra parentesi, originale, due punti, Foundations of Bioethics, editoriale, eccetera, eccetera. Da quel momento in poi non ho bisogno sempre di dire qual è l'originale, perché io userò la traduzione. Okay? E la responsabilità della buona o cattiva traduzione sarà del traduttore che ha tradotto quel libro per la versione italiana. Oppure posso fare io la traduzione, a condizione che conosca bene le due lingue, le lingue nella quale scrivo e la lingua dalla quale traduco. Io conosco bene l'inglese e non c'è una traduzione di quel testo di Engelhardt, lo leggo in inglese, lo traduco e magari metto traduzione mia. Se questo succederà spesso, per esempio come nella mia tesi, allora la prima volta che faccio questa operazione, cioè di mettere una traduzione fatta da me, metto, se non dico il contrario, d'ora in poi le traduzioni saranno fatte da me. Ho responsabilità mia, una cosa del genere. Dopodiché non devo ripetere ogni volta traduzione mia. Quando invece riporterò un testo da un'altra traduzione, citerò il testo tradotto. Va bene? Allora, conviene, come dicevo, fare così. Se si può mettere la traduzione, il testo tradotto da una traduzione pubblicata, una pubblicazione della traduzione, ma si può anche tradurre i testi personalmente, indicando almeno la prima volta che è una traduzione personale. Qualche domanda su questo preciso punto? Sì? Allora, come si cita la citazione letterale? Perché se una parafrasi, un riassunto, non sto traducendo, sì, sto traducendo, ma devo dirlo con le mie parole, va bene? E dunque non è una traduzione. Leggo il concetto in inglese e lo esprimo in italiano con le mie parole. Se sto citando letteralmente, allora metto, normalissimo, come dice, supponiamo che sto citando in spagnolo un testo di Sgreccia. Sgreccia dice in italiano: la persona umana ha sempre un'intrinseca dignità, e io dico come dice Sgreccia, in spagnolo, come dice Sgreccia, due punti, apro virgolette, la persona umana sempre tiene una dignità intrinseca.
Cioè è una citazione letterale, solo che in traduzione. Ma sto citando letteralmente il testo tradotto dell'originale. Ok? E dunque, tra virgolette, se è meno di 3 righe, o nella formattazione di cui vi ho parlato, rientro, eccetera, eccetera, se è più lunga di 3 righe. Va bene? Sì, una domanda. Come? Sì, è una traduzione, ho preso il testo. Sì, io traduco sgreccia. Dall'italiano allo spagnolo, ma lo cito letteralmente nella traduzione, ma letteralmente le sue parole, allora lo metto tra virgolette, o se è più di 3 righe nella formattazione dello stile di citazione. È chiaro? È una citazione letterale. Io in questo modo dico al lettore che non sono le mie parole, ma le parole di sgreccia, solo che traducendole all'italiano, ma va tra virgolette, quella è una citazione letterale. Bene? C'era qualcuno? Sì. Sì, prego. Qualcuno? Omar o chi? Io. Sì, prego. Sì, padre, in spagnolo, ma facile. Sì. Ok. Si io hago una entrevista personal a alguien muy especializado en el tema o a una persona muy importante, ¿cómo la cito yo? Allora, è un po' la stessa cosa. Tu devi riportare o nella lingua originale. Supponiamo che tu fai un'intervista a un personaggio molto importante che ti parla in inglese e tu prendi note oppure registra addirittura. Se poi riporti esattamente le sue parole, quello scienziato, lo puoi fare omettendo le sue parole in inglese oppure mettendolo, per esempio, in spagnolo. Puoi tradurre quello che lui ti ha detto in inglese, dato che tu stai scrivendo la tesi in spagnolo, lo puoi riportare in spagnolo. Quando riportarlo in inglese, se ti sembra che il modo di dirlo in inglese è molto importante, se invece quello che interessa sono i concetti, allora lo puoi riportare nella lingua nella quale scrivi, per esempio in spagnolo. È chiaro? Claro. Cioè tu, lì è come, in realtà, anche se un'intervista, alla fine è come se tu stai citando le parole letterali che qualcuno o ha scritto in una pubblicazione o ti ha detto. Ora, attenzione, se un'intervista... Bisogna essere, non fare come fanno molti giornalisti, che mettono in bocca del Papa cose che non ha detto, eccetera. Allora, o tu registri e metti le parole esatte che lui ti ha detto, oppure se stai raccogliendo più o meno i concetti che lui ha espresso, non metterlo tra virgolette. Nel primo caso, se non le parole letterali, sì, tra virgolette. Se non sono le sue parole in modo letterale, non mettere virgolette. Di tizio mi ha detto nell'intervista così, così, così. Va bene? Perché le virgolette, anche nei giornali, nei testi, indicano al lettore che quelle sono frasi dette esattamente così. Purtroppo i giornalisti abusano di questo, concretamente nei titoli, mettono Papa Francesco, 2 punti. Mi ricordo una volta era Giovanni Paolo II, 2 punti. La domenica meno sport, tra virgolette. E viene un medico del gemello e mi dice, ma come il Papa ha detto questo? Dice, un momento, vai a vedere che cosa dice l'articolo. Effettivamente diceva che la domenica non deve essere dedicata solo allo sport, ma è un momento di stare in famiglia per parlare anche con Dio, eccetera, eccetera. Il Papa non avrebbe, Giovanni Paolo II, mai detto meno sport. Allora, però l'hanno messo tra virgolette, in questo modo ingannano la gente, perché io lettore penso che abbia detto esattamente così. Allora, anche se tu fai un'intervista, devi avere questa attenzione, riportare tra virgolette solo se sono le parole testuali, dette tale quale così, anche se in una traduzione. Va bene? Otra pregunta. La entrevista deve de indicarsele al entrevistador? Al entrevistado, perdón, debe indicársele que el propósito de la entrevista es para este trabajo específicamente.
Bueno, depende. Sería lo mejor normal. No, que en italiano. Dice se faccio un'intervista, devo dire all'intervistato che l'ho intervisto per questo motivo. Allora, se tu lo stai intervistando per questo motivo, glielo devi dire. Ok? Voglio intervistarla perché sto facendo un'indagine, una ricerca per una tesi dottorale, eccetera. Perché lui deve darti il consenso, perché tu poi riporterai il suo pensiero e forse anche le sue parole. Allora, ti deve dare il consenso. Se invece si tratta di un'intervista che hai già fatto precedentemente per un altro motivo e lui ti ha dato il consenso per pubblicare magari in un articolo, in un altro modo, il risultato dell'intervista, lo puoi utilizzare nella tesi senza chiedere il permesso. È come prendere una fonte scritta. Uno ha pubblicato una cosa e non devi chiedere permesso all'autore di citarlo. Va bene? Bene. Ok, altre domande su questo? No? Sì, sì, prego. Sì, adesso andiamo a vedere, sì. Adesso andiamo a vedere, dice, se l'espressione, traduzione mia o equivalente, si mette in nota a piedi pagina. Andiamo a vedere effettivamente cosa mettere nelle note a piedi pagina e le citazioni. Allora, attenzione, nota a piedi pagina è, come dice l'espressione, una nota che compare a piedi pagina, va bene? Ora, ci sono sostanzialmente due tipi di contenuti che si riportano nelle note a piedi pagina e ci possono essere in una stessa nota tutte e due. Uno sono i riferimenti bibliografici, le cosiddette citazioni, citazione della fonte. Allora, in quali casi? Quando riporto una citazione letterale, cioè quelle citazioni di cui abbiamo appena parlato, sia solo due parole, tra virgolette, di quell'autore, sia fino a tre righe, sia più di tre righe nell'altra formattazione, riportando letteralmente un testo di un'altra fonte, di una fonte, devo riportare in nota a piedi pagina la fonte. Non può, questo è veramente una prescrizione assoluta, non è lecito, non è accettabile accademicamente mettere tra virgolette, non le virgolette che io metto magari per dare un senso ironico a una frase, le virgolette con le quali cito testualmente una fonte e poi che il lettore vada a dire ma dove ha detto questo? Si deve riportare la fonte. E la fonte precisa, in quel caso, indicando anche la pagina, o se va da una pagina all'altra, le pagine in cui quel testo si trova. Non solo il libro. Non posso dire sgrecciati, due punti, la persona è un essere umano con dignità, cioè, poi sgreccia manuale di bioetica. No, dove? Perché riportare la fonte è uno strumento che serve al lettore, se vuole, per andare a trovare esattamente quelle parole nel testo originale, nella fonte, vederlo nel contesto, magari dice, ma non sono convinto che Sgrecci abbia detto una cosa del genere. Oppure voglio approfondire di più, vedere nel contesto il significato. Allora io sto indicando al lettore dove andare esattamente a trovare quella citazione. Oppure, anche quando non si tratta di una citazione letterale, virgolette, eccetera, si tratta di una affermazione, per esempio un'affermazione oppure una serie di dati che sono importanti nella mia tesi e che devono essere sostenuti dalla fonte. Allora, se sto raccontando la mia esperienza quando ero giovane, pensavo alla persona come un'entità astratta, eccetera, eccetera, vabbè, non c'è più. Ma se sto riportando un concetto, un pensiero, un dato importante, non qualunque dato, molti esseri umani muoiono ogni anno, vabbè, non c'è bisogno di citare una fonte,
Ma se sto dicendo che secondo l'OMS ogni anno muoiono per aborto 40-50 milioni di persone, eccetera, eccetera, beh, dove lo dice l'OMS? È un dato importante e devo sostenere questo dato con la citazione della fonte. E attenzione, molte volte succede questo. Nella tesi il dottorando apporta tutta una serie di dati che io so benissimo, il lettore o direttore, per me è evidente che non sono dati che il dottorando conosce di prima mano. Se mi dice che secondo determinati studi in tutta l'Africa il 90% delle persone è così così, ma tu come le sai? Hai fatto tu questa indagine? No. O te lo stai inventando, o lo prendi da qualche fonte. Allora mi devi citare la fonte se non te lo stai inventando. Oppure, ecco, la penicillina ha una formula così, 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 però può avere questi effetti collaterali. Tata. Dico, ma questo è un genio, altro che Leonardo da Vinci. Questo mi cita dati geografici, dati politici, dati scientifici, eccetera, eccetera, come è formata la molecola di questa sostanza. E o sa tutto lui, o se lo sta inventando, o lo sta prendendo da qualche fonte che non mi cita, però. Allora, questo è un punto delicato. Succede molto spesso che arriva la tesi con tanti dati, cioè, ma da dove l'hai preso? Tu sai tutto questo? Cioè, ce l'hai tutto in memoria? Dati statistici, tutta una serie di dati, percentuali, eccetera. Da dove prendi tutto questo? Io lettore, e prima io direttore, e poi io correttore, devo poter andare a verificare se è importante, dove si trova quello, se stai riportando esattamente quello che la fonte dice. Va bene? Questo è molto importante, ripeto, molto delicato, perché a volte ha l'impressione che si sta mettendo tutta una serie di elementi senza citare le fonti. E comunque contenuti, che è un po' questo che stavo dicendo adesso, che conviene appoggiare perché evidentemente sono contenuti che io non ho, dunque prendo da qualcuno e devo citare la fonte, oppure anche a volte perché magari dire che Sgreccia afferma questo, il lettore potrebbe dire sicuro? Mi sembra molto strano che dica Sgreccia una cosa simile. Allora guarda, dico, io ti riporto la fonte. Papa Francesco in un discorso ha detto così, una frase boom, importantissima, non una frase in passaggio quando ha salutato i bambini della parrocchia, una frase importante. Beh, dove l'ha detto? In quale discorso? Dicamelo. Bene? Ora, le note a piedi pagine servono anche per un altro tipo di considerazione, che sono commenti. Beh, tante volte le note a piedi pagine consistono appunto nelle citazioni bibliografiche di cui abbiamo parlato, ma c'è anche la possibilità di usare le note a piedi pagine per inserire dei commenti miei, e le due cose possono essere unite, nel senso, posso dire nel testo, nel corpo dico una determinata cosa, poi apro nota a piedi pagina e magari faccio un commento. Ecco, c'è anche da considerare che ci sono alcuni autori contrari a quanto stiamo dicendo. Per esempio, Engelhardt nel suo manuale dice così, apro virgolette, citazione letterale, chiudo virgolette, riporto la fonte, una citazione letterale, eccetera. E io però sono dell'idea che loro sbagliano per questo, questo. E tutto questo può essere costituire una nota a piedi pagina. Ok? Le note a piedi pagina sono anche opportune per questi commenti. Però di che cosa? Di commenti che non siano essenziali. Perché se è essenziale, dove deve andare? Nel corpo. Ah, se questo è molto importante nel mio discorso, quello che sto dicendo in quella pagina, non lo metto in nota a piedi pagina, lo metto nel corpo. Però non riporto neanche in nota a piedi pagina una cosa che è molto secondaria. Non apporta praticamente niente al discorso.
Allora, se è molto importante, va nel corpo. Se è proprio del tutto secondaria, dove va? Non va. Semplicemente del tutto secondaria, non lo scrivo né nel corpo né nella nota a piedi pagina. Semplicemente non c'è motivo di scrivere. Allora, quali commenti conviene mettere in nota a piedi pagina? Sono elementi che sono, danno una ricchezza, aggiungono qualche cosa al discorso che sto portando avanti, ma non sono essenziali, per cui non devono andare nel corpo e non voglio che distraggano il lettore dal discorso continuo che sto facendo nel corpo. È un arricchimento, ma non voglio interrompere il discorso nel corpo con questo elemento, per cui lo metto sotto. In quel caso, per esempio, quello che dicevo, sto portando avanti una tesi e voglio dire al lettore, così come un'informazione aggiuntiva, che ci sono autori che la pensano diversamente. Ma non è centrale questo, questa considerazione nel mio discorso. Se è centrale, va nel corpo. Se, non è, se è proprio banale, non lo metto. Ma può essere importante, ma non essenziale. E non voglio che il discorso che sto facendo nel mio corpo, nel corpo del testo, si interrompa il discorso con questa considerazione. È un po' come mettere come una specie di parentesi. Allora, la metto in nota a piedi pagina. Se il lettore vuole, si ferma un momentino, vede la nota a piedi pagina e poi continua a leggere. Oppure continua a leggere e poi va a vedere questa nota a piedi pagina. Cioè, in questo caso, è una nota a piedi pagina che aggiunge qualche cosa, ma non essendo essenziale il discorso che sto portando avanti, non voglio che sia inserito in mezzo al discorso del corpo del testo. È chiaro questo? Allora, non bisogna... allora, possiamo essere anche molto pratici. Conviene arricchire la tesi di note a piedi pagina, sia le citazioni bibliografiche delle fonti, senz'altro, sia anche questo tipo di annotazioni di qui. Questi commenti brevi danno, diciamo così, molto banalmente, non voglio che nessuno senta poi questo, danno anche una sensazione al lettore di attenzione, di ricchezza, di un pensiero elaborato quando si aggiunge quella nota. Però senza esagerare. Io mi ricordo una tesi che ho detto al, che era un confratello, ho detto, secondo me stai esagerando, c'era tre righe nel corpo di te e poi tutto nota a piedi pagina. E così per tante pagine. Alla fine la tesi erano 500 pagine, ma una buona parte è costituita da note a piedi pagina e tra queste una buona parte di testi di San Tommaso, perché lui stava studiando il testo di San Tommaso, eccetera. Ma il lettore può andare a vedere la Summa contra Gentiles o la Summa teologica senza che sia necessario riportarlo dentro la tesi. Allora, attenzione, che non ci devono essere né troppe poche note a piedi pagina. Vi posso dire che una cosa molto banalmente che il correttore subito vede. Io l'ho visto l'altro giorno, ho dato una tesi a uno, ha detto vediamo un po', subito è andato a sfogliare cosa, a vedere se c'erano delle note a piedi pagina. Eh sì, ogni pagina, ogni due o tre pagine c'erano almeno alcune note a piedi pagina. Beh, ti dà subito nell'occhio l'idea che è un testo elaborato, una ricerca in cui si riportano le fonti ed eventuali commenti. Va bene? Allora, qualche altra domanda? Prego. Sì. Questo testo. E poi saltando questa parte volete magari raggiungere una parola per portare. Allora chiedo scusa perché stavo. Allora, uno dando un testo uno nel corpo. Del corpo, una volta che vedete che una parte di questo testo che deve saltare. Ah sì. Sì. Ok, sì. Sì, allora la domanda è questa. Citando una frase più o meno lunga, ma può essere anche breve, nel corpo, letteralmente,
uno può prendere una parte di un testo dell'autore, saltare una parte che non interessa in quel momento e continuare con un'altra parte. E questo può avvenire anche diverse volte. Questo è perfettamente legittimo, solo che bisogna indicare che si salta qualche cosa per non distorsionare il senso, perché magari l'autore l'ha scritto, ha scritto A, poi B, poi C, poi io cito A e C. Allora devo dire al lettore che salto B. Come? Mettendo parentesi quadre, non quelle rotonde, quadre, e tre puntini. Questo è il modo di indicare al lettore, guarda, qui io sto supprimendo qualche cosa. Si suppone, onestamente, non perché lì veramente l'autore dice il contrario di quello che io gli voglio far dire, no? Si spera, ecco perché è importante che ci sia la nota a piè di pagina, perché il lettore può andare. Si spera che sia una, non una manipolazione, ma semplicemente mi interessa questa parte, mi interessa anche quell'altra, in mezzo magari lui fa una parentesi che non c'entra niente. Allora, indico che sto saltando qualche cosa, anche piccolissima, mettendo parentesi quadra, tre punti, parentesi quadra. Perché parentesi quadra? Perché se metto parentesi rotonda, potrebbe darsi che il testo, come l'ha scritto l'autore, abbia una parentesi. Allora, con la parentesi quadra io dico al lettore, guarda, questa è una parentesi che io, che sto riportando la citazione letterale, ti sto mettendo. Ok? Va bene? Ok. Qualche domanda? Se pueden, ok. Sì, dime. Sì. Sabe, hay los book reviews, ok, en donde algunas veces citan algún texto que uno no puede encontrar, el original, ok, o se me hace muy difícil encontrarlo, y entonces está el book review, el señor que hace el review, el doctor especialista en el tema, que hace el review, menciona una determinada cuestión que es interesante para el trabajo. Sí. ¿Es válido citar esos book reviews sin tener la fuente verdadera? Sì, allora, la domanda è se è lecito citare, in sostanza si tratta, Luis, di quello che si chiama citazione indiretta. Un attimino che cerco di collegare la fonte della batteria, altrimenti si spegne. Allora, è una citazione cosiddetta indiretta. Luis parla di una citazione da un book review, ma vale anche per altre citazioni in cui un autore cita un altro e io voglio riportare la frase o anche il concetto o i dati di quell'altro. Cioè, l'autore, per esempio, sgreccia, nel manuale di bioetica, cita, per esempio, cita Kant, va bene? O mettiamo una cosa più, cita, non so, un autore come Wilson, che magari io non conosco, cioè. Allora, la cosa migliore è che se io sono davvero interessato a quel testo di Wilson, vado a cercarlo nel testo di Wilson. E lo citi con una citazione diretta, come dice Wilson, due punti, oppure un autore come dice Wilson e lo metto con le mie parole e riporto la fonte. Wilson, tale, tale. Ma a volte non è così importante il contenuto come per andare a cercare quella fonte, eccetera, eccetera, oppure è difficile trovare, che è quello che diceva anche Luis. È una book review, ma quel libro dove lo trovo io? Però il concetto, il dato mi sembra interessante, allora faccio quella che si chiama una citazione indiretta. Allora, come dico io? Come devo scrivere? Come dice Wilson, gli animali sono più importanti degli esseri umani. Va bene? Virgolette, in, cioè la citazione è Wilson, animal rights, e quella. E poi
continuo, dopo mettere tutti i dati della citazione di Wilson, metto cit da, ho citato da, Elios Grecia, manuale di bioetica, eccetera, pagina 56. Sto riportando la fonte della frase di Wilson, ma sto dicendo al lettore che io la prendo indirettamente da Sgreccia. E dunque devo dare la citazione di Wilson come Sgreccia me la dà, ma devo dire anche dove l'ho trovato in Sgreccia. In modo che, tra l'altro, se per esempio ci fosse un errore, è citato male, eccetera, non sono io che l'ho citato, è Sgreccia che ha citato così Wilson. È chiaro? Suo padre, posso vedere come si scrive? Come? Posso vedere come si scrive questo? Come si scrive? Questo. Sì, solo che adesso non vorrei trattenermi nello scrivere, però, allora, mettiamo che, ripeto, per esempio, Peter Singer, ok? Ok. Sgreccia cita una frase di Peter Singer. Io non ho modo di leggere il libro di Peter Singer. Magari perché è in inglese e io non leggo l'inglese. O perché quel libro è difficile da trovare. O comunque non è molto importante. Per cui non è il caso che io adesso devo fermare tutto, andare a cercare il libro di Peter Singer, eccetera. Vabbè. In qualunque di queste situazioni io decido di riportare la frase o il dato offerto da Peter Singer prendendolo dalla fonte di Sgreccia. Allora dico, un autore come Peter Singer pensa che l'animale ha gli stessi diritti dell'essere umano, magari lo metto tra virgolette, nota a piedi di pagina, Peter Singer, Animal Rights, casa editrice, eccetera, eccetera, numero, pagina 50. Questi dati da dove li prendo? In realtà li prendo dal libro di Sgreccia. E allora continuo la citazione. Dunque dico, Peter Singer, Animal Rights, casa editrice, da anno, pagina 92, virgola, citato da Elios Grecia, manuale di bioetica, vita e pensiero, anno, eccetera, pagina 50. Va bene? Cioè cito la fonte diretta e cito la fonte indiretta. È chiaro? Grazie. Ok. Qualche altra domanda? Se io metto un contenuto della mia tesi di laurea, devo fare una nota? Un contenuto della tua tesi di laurea? Cioè, sì. Tu hai scritto già una tesi? Sì. Sì. In che cosa? Di teologia. La tesi di teologia. E vuoi citare te stesso? Sì. Bene, si può fare, sì. Allora dipende, se la, cita, se la tesi di laurea è pubblicata come pubblicazione in una casa editrice oppure il dipartimento nostro di pubblicazione, la colonna di tesi, allora la citi come un libro qualunque. Casa editrice o l'autore sei tu, il titolo della tesi, casa editrice, o per esempio Ateneo Regina Apostolorum, eccetera, eccetera, pagina 50. Se invece non è pubblicata, perché succede che in alcune università non c'è l'obbligo di pubblicare la tesi per ottenere il titolo, allora devi dire tesi di dottorato presso l'Università Tal di Tale, perché tutte le tesi devono essere conservate e di solito esposte anche nelle biblioteche delle università. E dunque il lettore, se fosse interessato, per esempio, a approfondire il discorso della tua tesi, eccetera, dovrebbe poter individuare dove si trova quella tesi. Va bene. Ok? Sì. Bene. Carina, tu volevi dire qualcosa prima, una domanda, no? Padre, sí, no le pude preguntar hace ratito porque no me dejaba quitarle el silenciamiento al micrófono. No, le escribí en el chat que finalmente sí respondió mi pregunta. Así que... ok, ok. Bueno. Gracias.
Perfetto. Ok, allora andiamo avanti? Anche perché abbiamo poco tempo al restante. Allora, bibliografia finale. Ah, un attimino. Grazie. Un attimo. Quando si è perso? Ah, vedi. Come mai che c'è un percorso? Ah, sì, un attimino che qui avevamo perso il segnale. Ecco. Allora, c'è anche la questione della bibliografia finale. Che cosa bisogna riportare in questa bibliografia finale? Tutte le fonti veramente utilizzate nella tesi e solo le fonti veramente utilizzate nella tesi. Che significa utilizzate? Soprattutto significa che io le ho citate in nota a piedi pagina. O perché ho citato letteralmente una frase o un dato, o perché ho riportato il pensiero tratto da quella fonte. Fatto sta che la nota a piedi pagina si trova quella fonte, almeno una volta nella tesi. Poi non importa se si riporta molto, ma almeno una volta. Quella fonte che ho riportato in una nota a piedi pagina si deve trovare nella bibliografia finale. Possiamo aggiungere anche nella bibliografia finale qualche testo che non abbiamo riportato in nota a piedi pagina, se però veramente l'abbiamo utilizzato, cioè anche se non lo riportiamo in nota a piedi pagina, è stato importante per il nostro lavoro, per quel lavoro lì. Però questa seconda opzione bisogna utilizzarla con molta cautela, cioè normalmente non conviene che nella bibliografia finale ci siano testi che non compaiono in qualche nota a piedi pagina. Se utilizzate, come io vi propongo, uno strumento come Zotero o EndNotes o quel Bookends per la gestione della bibliografia, allora è molto semplice dire alla fine, una volta che abbiamo inserito tutte le note a piedi pagina, diciamo al programma Zotero, eccetera, fai la bibliografia finale come abbiamo visto l'altra volta, e lui va a prendere, lui che cosa fa? Va nel testo di Word, legge tutte le note a piedi pagina, prende le fonti che abbiamo citate usando Zotero, perché se le abbiamo scritte a mano e non sa da dove vengono, e compone l'elenco della bibliografia finale. Potremmo aggiungere, ripeto, qualche altra fonte utilizzata, importante, anche se non l'abbiamo citata. Io consiglio di fare così. Se quel testo lì veramente è importante, cerca di citarlo qualche volta. Anche senza citare, non è necessario citare letteralmente. Per esempio, su questo è molto interessante vedere queste note, queste fonti. In una nota a piedi pagina riporto due o tre fonti sul tema che sto trattando, che io ho letto, ho utilizzato per elaborare il mio pensiero. E allora in questo modo non devo preoccuparmi, che basta che chieda a Zotero, lui vedrà veramente quali sono le fonti citate e mi farà la bibliografia finale. È chiaro? Allora, per esempio, Sgrecia fa molto così nel suo manuale, all'inizio dei capitoli dice su questa tematica di questo capitolo si veda, due punti, e una serie di testi interessanti su quell'aspetto lì. Poi li riporta, non li riporta, è un'altra cosa, però indica al lettore delle fonti interessanti. E tutto questo compare nella bibliografia finale. Come devono essere riportate le fonti della bibliografia finale? Devono essere riportate in ordine alfabetico per cognome dell'autore. Infatti, per esempio, Zotero, anche se nella nota piedi pagina magari ti mette prima l'iniziale del nome, poi il cognome, poi il titolo, eccetera, quando fa la bibliografia finale mette il cognome dell'autore e poi il nome o le iniziali del nome, perché si deve ordinare in ordine alfabetico per cognomi di autori.
Perché? Perché questo è uno strumento, la biografia finale è uno strumento che permette al lettore, che magari quando hai citato già diverse volte Sgreccia, e nota a piedi di pagina solo dici Sgreccia manuale, ho citato un 47, la pagina 47, non riporti la casa editrice, lui vuole andare a vedere questi dati, lui va alla bibliografia finale, va alla S di Sgreccia e lo trova. Ora, normalmente, o meglio, per esempio, il libro di Marocco di cui parlavo consiglia, anzi sottolinea, che conviene mettere tutte le fonti, tutto l'elenco bibliografico in un solo blocco, per ordine alfabetico, anche se sono 200 fonti, tutte in ordine alfabetico in un solo blocco, perché questo facilita al lettore che se tu mi citi Sgreccia io vado alla S, se mi citi Engelhardt vado alla E. Però a volte si chiede, o comunque può essere opportuno, suddividere tutte le fonti in diversi blocchi organici per qualche motivo. Le possibilità sono varie, per esempio per temi. Se nella mia tesi c'è tutto un blocco, i primi due capitoli, che sono dati scientifici, biologici, che non c'entrano niente con le fonti invece che sono di tipo umanistico, biologico, eccetera, allora posso dire elementi scientifici e tutte le fonti che riguardano gli elementi scientifici in ordine alfabetico per autore. Poi elementi teologici e tutte le fonti di tipo teologico. Può essere anche una suddivisione classica in alcuni tipi di lavoro, secondo fonti primarie e fonti secondarie. Che cosa sono fonti primarie e secondarie? Allora, si tratta di una tesi nella quale si studia un autore, o anche una serie di autori, ma mettiamo un autore. Io voglio studiare il pensiero di Engelhardt. Ok? Allora, quali sono le fonti primarie? Sono gli scritti di Engelhardt, quello che Engelhardt ha scritto. Queste sono fonti primarie per il mio lavoro, dato che sto studiando il pensiero di Engelhardt. Quali sono le fonti secondarie? Sono gli scritti che altri hanno fatto su Engelhardt. Sgreccia ha pubblicato, immaginiamo, un articolo facendo un'analisi critica di un testo di Engelhardt. Allora, fonti primarie, Engelhardt, Foundations on Bioethics, manuale bioetica, fonti secondarie, Sgreccia, una critica al pensiero di Engelhardt. Sto sempre ipotizzando così, no? Allora, fonti primarie, quelle dell'autore o gli autori studiati, fonti secondarie, i commenti su questi autori o qualunque altra fonte. Oppure qualche altro criterio per qualche altro motivo. Ci possono essere alcuni motivi validi per i quali conviene suddividere le fonti bibliografiche della bibliografia finale in capitoli diversi. Per esempio, voglio fare fonti del Magistero cattolico perché una buona parte del mio la mia tesi consiste nell'analisi del Magistero, altri autori, cioè autori vari, o dati scientifici, allora magari dati scientifici, elementi filosofico-teologici su questo, poi i testi del Magistero. Però ripeto, la cosa più semplice, uno, e tante volte la cosa anche più conveniente, è semplicemente mettere tutto l'elenco di seguito, senza suddivisioni, in ordine alfabetico, perché alla fine, ripeto, si tratta di uno strumento che aiuta il lettore ad individuare tutti i dati di una determinata fonte nell'elenco finale. Va bene? Ok. Qualche domanda da parte vostra, che siete in videoconferenza? No, vero? Ok, allora abbiamo appena alcuni minuti. Ho domanda. Sì, dimmi. Per questo caso di trovare nella bibliografia eventuali suddivisioni, sì, come può Sotero suddividere questo per qualcuno?
Ah, ecco, perciò dicevo che è più facile fare tutto di seguito, perché se tu dici a Zotero dentro Word, una volta che hai finito la tesi, fammi la bibliografia finale, lui percorrerà tutto il testo e ti farà un elenco unito, tutto ordinato alfabeticamente. Per suddividere per blocchi, per parti, tu dovresti fare questa operazione. Andare dentro Zotero, classificare le fonti, per esempio mettere con un tag, abbiamo parlato una volta dei tag famosi, in ogni fonte posso mettere dei tag, delle etichette. Allora, questa classifico, per esempio, metto dati scientifici, magari DS, M di magistero, non so che cosa, di FT, di filosofia e teologia. Voglio fare questi tre blocchi. Allora, devo marcare ognuna delle fonti con una di queste tag. E poi dire a Zotero, adesso dammi solo quelli che sono, che hanno la M di magistero. E da lì, direttamente da Zotero, estrarre la bibliografia. Poi potete andare a vedere anche su YouTube come si fa Zotero, estrarre bibliografia, molto semplice. Allora, seleziono solo i testi che io ho assegnato al blocco magistero e Zotero mi dà la bibliografia per quel blocco lì e lo metto dentro il mio testo. Bibliografia finale, testi del magistero e metto quell'elenco. E faccio la stessa operazione per gli altri blocchi. Va bene? Dunque si può fare, certo, lo puoi fare anche poi a mano. Zotero ti fa tutto l'elenco e tu prendi questi, li porti sopra, gli altri sotto, lì però è un lavoro che è abbastanza lunghetto e poi si corre il rischio di non ordinarli bene alfabeticamente, eccetera. Allora, perciò dico, se non avete un motivo importante per suddividere l'elenco bibliografico finale in capitoli o parti, fate un elenco unico, che tra l'altro è quello che dice il manuale di metodologia dell'Ateneo. Va bene? Ok. Allora, passiamo a quest'ultima parte. Dicevo l'altra volta, dall'inizio ho detto, noi abbiamo percorso l'iter che ci porta a ottenere il titolo dottorato, dall'inizio fino alla pubblicazione della tesi e la festa finale, logicamente. Allora, oltre a questo iter, che è quello del lavoro per la tesi, c'è un iter di tipo formale, burocratico se vogliamo, che conviene tenere presente. Adesso non è che su questo ci dobbiamo soffermare troppo, ma alcune cose le voglio dire. Innanzitutto, ricordare che c'è un regolamento dell'Ateneo sul dottorato o per il dottorato che si chiama Norme per il terzo ciclo, che è molto dettagliato. Lo trovate sia nel programma accademico, quello che chiamiamo l'ordo dell'anno accademico di quest'anno, dell'anno prossimo sarà uguale, eccetera, all'inizio perché vale per tutto l'Ateneo, sia lo trovate anche in Moodle, l'ho messo a disposizione dall'inizio, lo trovate lì, norme per il terzo ciclo. Allora, vi conviene dare dall'inizio un'occhiata a questo testo, che ripeto è abbastanza articolato, e poi tenerlo lì sempre presente quando dovete fare i vari passaggi. Tornare a vedere che cosa dice su quel preciso passaggio, perché a volte ci sono cose, non è necessario imparare la memoria ed è difficile perché è complesso. Però all'inizio avere una idea, ok, qual è l'iter, questo, e poi andare a controllare la guida, queste norme. Un secondo consiglio, conviene programmare e calendarizzare le tappe. Mi riferisco adesso concretamente a queste tappe formali che adesso andiamo a vedere insieme. Perché altrimenti che cosa succede? Che uno non si ricorda per 3 anni che bisognava chiedere la cosiddetta prima approvazione o approvazione del programma di ricerca. E viene già con la tesi, la consegna e il segretario dice
Ma scusa, tu non hai avuto l'approvazione del progetto. Come mai? Beh, perché non l'hai mai presentato. E tante volte il direttore non è attento a queste cose, no? Io per esempio sto dirigendo tante tesi. Non è che devo stare a pensare in quale fase sei tu, in quale fase è lui, eccetera. Se tu mi presenti un capitolo, lo leggo, ti do le mie impressioni, eccetera. Ma sei tu che deve soprattutto in prima persona essere attento a fare questi vari passaggi. Ok? Allora, e conviene allora dire, dato che dovrò fare questo, per esempio, dovrò fare, sottomettere il progetto per la prima approvazione, il cosiddetto programma di ricerca. Allora, calcolo che lo farò, non so, in agosto sottometterlo, ma a settembre o ottobre del 2019. Quell'altro calcolo che passerà un anno e dunque lo farò a settembre del 2020. E tenere presente queste tappe per poter espletarle una dopo l'altra. Attenzione anche perché alcuni di voi potete essere forse nel regolamento vecchio, mentre la maggioranza siete nel regolamento nuovo. Allora, perché abbiamo cambiato 2 anni fa quel regolamento. Alcuni passaggi sono cambiati. Allora, chi non ha avuto l'approvazione del progetto di ricerca, cosiddetta prima approvazione, fino a 2 anni, cioè prima di 2 anni fa, si trova nel regolamento nuovo. Se qualcuno ha avuto l'approvazione del progetto di ricerca prima di 2 anni fa, appartiene al Vecchio Testamento, all'Ancien Régime, nel senso che dato chi aveva cominciato in quel modo, abbiamo detto continua con quel, per non alterare il tuo iter. Ma credo che voi quasi tutti siete dentro il nuovo il regolamento. E dunque per voi vale quello che è scritto in quelle norme per il terzo ciclo e per voi valgono queste tappe. Quali sono le tappe? Se permettete possiamo continuare qualche minuto per finire questo? Ok. Allora, le tappe formali dunque sono in qualche modo collegate all'iter del percorso che abbiamo visto in tutte queste sessioni del seminario, dalla identificazione del tema, ricerca bibliografica, eccetera. Però non coincidono. Sono alcune tappe formali che bisogna seguire esplicitamente, formalmente. Allora, innanzitutto il documento regolamento per il terzo ciclo vi parla dell'ammissione, l'immatricolazione e l'iscrizione. Ammissione è una prima accettazione, ti puoi iscrivere al dottorato, hai i titoli per poterlo fare. Immatricolazione, questo si formalizza con la segreteria per cui ti danno una matricola, che sarà il tuo numero 00, poi eccetera, eccetera, del tuo numero dentro l'Ateneo, e poi iscrizione vera e propria, quando già sei formalmente iscritto al programma di dottorato. Si suppone che voi questo lo avete fatto, ma lo ricordo semplicemente. Poi il regolamento parla, o le norme parlano, di studi di perfezionamento, che in ogni facoltà possono cambiare. Concretamente si tratta per tutti di questo seminario di metodologia, è una degli studi di perfezionamento per il dottorato, e per esempio nel caso della bioetica chiediamo ai dottorandi di fare una serie di corsi presi dalla licenza in bioetica, a seconda della formazione che uno ha in bioetica. In altre facoltà possono avere altri tipi di qualche altro seminario, qualche altra cosa. E questo dipende, è una cosa che si fa in parallelo mentre uno comincia a lavorare alla tesi, eccetera. Poi c'è l'articolo scientifico, la consegna di un articolo scientifico. Che cosa significa? Una volta individuato il tema insieme a un direttore, e il direttore ha detto sì, lavoriamo su questo tema, su quel tema, non necessariamente su quello che verrà sviluppato nella tesi, ma su quel tema, più o meno, si elabora un articolo accademico, scientifico in questo senso, e cioè un articolo che sia pubblicabile in una rivista scientifica. E qualcuno, come Carina, per esempio,
aveva capito che doveva pubblicarlo e lei poverina si è data da fare per trovare una rivista e siccome è molto brava è riuscita a pubblicarlo, ma non è necessario. Volendo si può pubblicare anche nella nostra rivista o in un'altra rivista, ma non si tratta di averlo pubblicato, ma di presentare a noi un articolo che di solito diciamo intorno alle 10 pagine, che è l'estensione più o meno degli articoli sulla nostra rivista, che però abbia le caratteristiche di scientificità, scientificità in senso bioetico, cioè deve essere il risultato di una ricerca, deve indagare su un tema preciso, deve essere logicamente articolato, deve riportare le fonti secondo la metodologia corretta dell'Ateneo, cioè tutto quello che abbiamo visto per la tesi. Per esempio, devo avere notapie di pagina e citazione bibliografica, non è un saggio sui miei sentimenti e pensieri che possono essere validissimi e molto importanti, ma non per un articolo scientifico. Ok? Questo articolo scientifico, da adesso, da qualche mese, viene presentato a noi, cioè alla segreteria della facoltà, nel caso di bioetica, dal docente. Cioè, il dottorando lavora insieme al direttore, attenzione, deve farlo insieme al direttore, sul tema scelto da entrambi per la tesi. Fissano il tema preciso dell'articolo, uno schema, fonti da leggere, eccetera, e lo studente lavora, manda al direttore, il quale magari gli chiede di fare delle correzioni, eccetera, eccetera. Una volta che il direttore è d'accordo, prende il testo ultimo inviato dal dottorando e lo manda alla segreteria. E lo manda attraverso un modulo, che è questo modulo qua. A questo a voi non interessa moltissimo, ma sì, volevo farvelo presente. Scrive il suo nome, eccetera, e poi carica il file che il dottorando gli ha mandato. In modo che è un testo di cui ha la responsabilità il dottorando, ma anche il direttore, perché è lui che lo presenta. Noi lo riceviamo, lo diamo a uno o due revisori che danno poi la loro opinione sulla validità dell'articolo. Allora, qui non si tratta tanto di dimostrare una cosa nuova, dare un apporto, quanto di applicare la metodologia della ricerca scientifica in modo concreto in quell'articolo. Questa è una pratica che ormai si sta facendo in quasi tutte le università all'inizio dell'iter del dottorato. Poi, va bene, se tutto va bene, allora la segreteria vi manderà una nota da parte del decano dicendo il suo articolo è stato approvato, eccetera. Questo significa puoi continuare a lavorare tranquillamente. Oppure ti puoi dire, guardi, questo articolo non va bene, non ha carattere di scientificità, ha pochissime note a piedi di pagina, insomma, qualche cosa del genere. E allora ti chiede di rivederlo o, come in qualche caso, magari di rifarlo, cioè, o di farne un altro. Però normalmente la cosa, insomma, non è difficilissima. Poi c'è il cosiddetto programma di ricerca, che prima chiamavamo prima approvazione. Il programma di ricerca e anzi farei così, vediamo un po' se funziona qua, un attimino, perché qui avevo un po' una presentazione più, una spiegazione più dettagliata del programma di ricerca. Il programma di ricerca è un momento molto importante, perché consiste nel progetto che originerà poi la tesi. E proprio perché è molto importante questo momento, noi di bioetica, ma la stessa cosa succede nelle altre facoltà, stiamo dando molta importanza a questo passaggio, nel senso che stiamo analizzando con molta esigenza e molto rigore questo programma. Prima un po' a volte si chiudeva un occhio, vabbè, non importa,
ma a volte succedeva che, dato che non siamo stati esigenti in questo momento, il programma non era molto valido, molto chiaro, molto articolato, eccetera. Lo studente insieme al direttore sono andati avanti, è passato un anno, due anni, e consegna una cosa che non va bene. Allora, è meglio che in questo momento del progetto, del programma di ricerca, chiediamo di elaborare un progetto vero, un progetto solido. È una cosa da fare assolutamente insieme al direttore. Ricordate che il direttore è responsabile della tesi insieme al dottorando. Un direttore di una tesi, volendo, io non lo faccio, ma molti mettono nel loro curriculum le tesi che hanno diretto. E molte volte il dottorando dice: ho fatto la tesi con Tizio su questo. E Tizio è responsabile di quella tesi. Bisogna lavorare con il direttore. E quali sono gli elementi? Adesso li vediamo anche più nella pratica. Gli elementi da inserire in questo programma di ricerca sono: una breve introduzione al tema. Qual è la problematica? Perché è un tema interessante, importante, eccetera, eccetera. Due, bisogna definire l'obiettivo al singolare della tesi. Con questa tesi, dato che una tesi deve dare un apporto alla disciplina, intendo dire questo, dimostrare questo, aiutare a capire quest'altra cosa. Poi eventuali obiettivi secondari o più che secondari che sono finalizzati a raggiungere l'obiettivo principale. Per raggiungere l'obiettivo principale, che è questo, farò così per ottenere questo risultato, questo risultato, questo risultato. Tre, bisogna spiegare qual è l'originalità e il contributo che pretendo di dare con la mia tesi. Come sapete, l'ho appena detto, una tesi di dottorato è tale e valida se dà un contributo alla disciplina della bioetica o della teologia o della filosofia. E questo va spiegato. Magari io ce l'ho molto chiaro nel mio cuore e per illuminazione dello Spirito Santo sono convintissimo che darò un contributo. Bene, spiegalo. Tanto al direttore, quanto al correttore, quanto alla commissione del terzo ciclo, quanto al futuro lettore. Allora, il contributo che io darò consiste in questo, perché questo tema, da questo punto di vista, non è stato ancora studiato e io credo che questo, eccetera, va spiegato. Poi, va spiegata anche la metodologia. Come raggiungerò io quell'obiettivo e quegli obiettivi secondari? Farò un'indagine di campo, farò distribuire un questionario ai preti della mia diocesi, andrò ad osservare come si comportano i bambini nel parco o come si comportano i tossicodipendenti nel parco, eccetera, questa, e farò delle fotografie, dei video, poi analizzerò questo. E certamente leggerò delle fonti, perché altrimenti non è una tesi dottorato, che tipo di fonti, in quale lingua, eccetera, eccetera. Documenti ufficiali della conferenza episcopale del mio paese, piuttosto che documenti scientifici, eccetera. Qual è il metodo? Il methodos, la strada da seguire per arrivare alla meta. Poi bisogna inserire una breve descrizione dell'impianto logico. Descrizione significa, lo dico con le mie parole, non è un indice ancora. Per raggiungere quell'obiettivo, eccetera, voglio vedere prima questa cosa. Una volta che avremo studiato questo, in una seconda parte voglio sviluppare quell'altra cosa in base alla letteratura internazionale, eccetera, eccetera. Okay? Una specie di descrizione del iter della tesi. Capite che questo si può fare una volta che insieme al direttore io ho maturato parecchio il mio programma di ricerca. Poi presento lo schema, quello schema che conviene, anzi è necessario fare dall'inizio dei lavori, una volta che abbiamo il tema, come guida. Una volta che ho lavorato di più, ho fatto la ricerca bibliografica, ho letto delle fonti, eccetera, rivedo questo schema, è già uno schema abbastanza maturo, è quasi quasi quello che penso, quasi quasi quello che sarà l'indice alla fine della tesi. Forse qualche cosa cambierà, ma questo più o meno
E dunque capitolo 1, parte 1, capitolo 1, paragrafo 1, eccetera, eccetera. Va bene? E poi la bibliografia essenziale. Dato che questa è la cosiddetta prima approvazione o approvazione programma di ricerca, più o meno all'inizio del cammino del dottorato, non si chiede una bibliografia esaustiva, ma sì una bibliografia che dimostri ai revisori, prima al direttore, ai revisori, al correttore, alla commissione, che ho fatto una ricerca e che ho trovato una letteratura scientifica su quelle tematiche che andrò a vedere nella tesi. Attenzione, siccome oggi è molto facile estrarre da internet bibliografia con Zotero, clicco, zoom, 200 articoli scientifici, eccetera, la tentazione nella quale alcuni stanno cadendo è quella di mettere una bibliografia lunghissima su testi che uno non hai letto, vabbè, non hai potuto leggere tutto perché siamo nelle fasi prime, ma due che non c'entrano magari neanche col tema. Tante volte su, per esempio, una sta facendo un testo sull'infibulazione femminile nella cultura ibo, cioè, no, la cito così solo come esempio, non è che abbia fatto così lei, ma se io mi trovo lì, Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, che non c'entra niente con quello, e poi conferenza episcopale del Canada sulla teoria del gender, eccetera, magari testi che non c'entrano niente col tema, non va bene così. Sono pochi testi in questa prima fase, non è ancora la bibliografia, la lista esaustiva, ma devono essere pertinenti, cioè io che leggo quella bibliografia dico, ah, vedi, ha fatto una ricerca sul tema della sua tesi, sui vari temi della sua tesi, e vedo che ha trovato dei libri specifici su quello. Dunque, uno, ha fatto la ricerca, due, sembra che ci sia del materiale su quello. Se mi citi solo manuali di bioetica e poi il tema è molto specifico, non mi stai dando una bibliografia che mi convinca che hai fatto una ricerca e che hai trovato delle cose interessanti su quel tema. Vado un pochettino indietro e così andiamo verso la fine. Poi viene il cosiddetto progetto della dissertazione, che prima veniva chiamato approvazione definitiva, seconda approvazione o approvazione definitiva. Adesso abbiamo dato questi due nomi in quelle norme, programma di ricerca, perché per la ricerca che stai facendo, poi l'altro è già il progetto della dissertazione vera e propria. In realtà non cambia molto, molto, anzi, gli elementi da inserire in questo punto 5, progetto della dissertazione, sono gli stessi di quelli appena visti nel programma di ricerca. Solo che l'indice si suppone che è già quasi l'indice definitivo, la bibliografia è quasi una bibliografia esaustiva con tutti i testi che hai trovato, la descrizione sarà più accurata, eccetera. E adesso non si tratta tanto di dire mi propongo questo obiettivo, sì, l'obiettivo è questo, ma ormai è un obiettivo che sto raggiungendo. Perché quando presento questo progetto della dissertazione, quando ormai la tesi è molto matura, ho già insieme al direttore scritto vari capitoli, eccetera. La cosa è quasi quasi, non dico completa, ma quasi quasi. Come dicevo, noi diamo molta importanza al punto 4, al programma di ricerca. Lì filtriamo veramente il progetto. Se lì l'abbiamo considerato valido, perché pensiamo che dare un apporto nuovo, che l'obiettivo è ben chiaro, che la metodologia è corretta, eccetera, vai tranquillo, perché adesso si tratta solo di maturare quel lavoro, va bene? E le componenti sono più o meno le stesse. Questi due passaggi, programma di ricerca, progetto di dissertazione, nelle altre facoltà non lo so come fanno, probabilmente vi chiedono di mandare il file in Word o quello che è. Noi adesso da qualche mese chiediamo al
allo studente in questo caso, mentre qui la consegna di lavoro scientifico la fa il docente, qui chiediamo allo studente di riempire un modulo. Questo per la consegna del programma e questo invece per la consegna, dove sta? Un lavoro scientifico per il progetto definitivo di tesi. E i campi sono praticamente gli stessi e dunque se tu devi consegnare il programma di ricerca, prima consegna dopo il lavoro scientifico, devi riempire, il segretario ti manderà un link, configurerà qua la tua matricola, la metterà lui e qui tu riempirai questi casi. Quali sono i campi da riempire? Quelli corrispondenti agli elementi che ho appena citato prima. Introduzione, obiettivo, obiettivi, metodologia, anzi apporto nuovo, metodologia, descrizione della logica del lavoro, indice, bibliografia. Lo facciamo in questo modo proprio per obbligarvi e aiutarvi a farlo così, perché prima succedeva, anzi succede ancora in quelli che arrivano, un file Word con un'introduzione di 7 pagine, con tante considerazioni anche belle, però che insomma non dicono niente su come sarà il lavoro della tesi, poi magari non c'è la bibliografia, non viene esplicitato l'obiettivo, allora dobbiamo anche, per favore, secondo le norme devi inserire. Allora abbiamo deciso di obbligarvi a consegnare attraverso questo modo. Ognuno di questi campi deve essere riempito, cioè tu devi mettere qualche cosa nell'obiettivo, qualche cosa nella metodologia, eccetera. E la seconda cosa è che vi obblighiamo anche ad avere a riempire con un massimo di parole. Arrivano introduzioni, come dicevo, 7 pagine di introduzione, ma è tempo perso da te che l'hai fatto, tempo perso da me che devo leggere questo. Introduzione brevemente, è un tema importante per questo punto, basta, vai dunque subito a indicare quale è l'obiettivo. Per cui c'è un numero massimo di parole che il modulo accetta per ognuno di questi campi. Se tu metti una descrizione troppo lunga, quando dici invia, ti dirà no, bello mio, devi massimo 200 parole. Abbiamo messo margini abbastanza ampi, insomma, però dovete consegnare in questo modo. Dopodiché noi lo vediamo, lo diamo ai revisori, eccetera. E andiamo a finire. Poi, e questo è un passaggio che tocca al decano, una volta che si fa questa seconda approvazione, ma lo può fare anche prima, credo che sarà opportuno nominare prima un revisore, perché questo revisore, nel nuovo regolamento, è uno che accompagnerà, come dicono le norme, l'iter da quel momento in poi. Cioè, dato il tuo progetto di ricerca, eccetera, io dico, su questo potrebbe aiutare, oltre al direttore, anche il professor Tal di Tal, il quale vedrà il tuo progetto e quando tu elabori un nuovo capitolo lo devi mandare al direttore e anche al revisore, in modo che se lui ha qualche cosa da consigliare, da dire, te lo può dire mentre scrivi la tesi. E non invece come succedeva nel regolamento precedente, che il direttore veniva nominato quando lo studente consegna la tesi. Viene con la tesi stampata, la consegna, e il direttore la dava a un revisore. Quel revisore si vede la tesi già fatta. E magari non è d'accordo con niente. E allora cosa succede? Si vedono le facce nel momento della difesa. Ed è divertente perché a volte ci sono state difese molto... La difesa è quello, devi difendere la tua tesi, no? Però si è visto, si sta cambiando adesso quasi tutte le università, che conviene meglio che ci sia un accompagnamento. Il correttore e il revisore interviene almeno dalla metà più o meno del lavoro, in modo che aiuta, insieme al direttore, aiuta il candidato. Poi, una volta finito, che il direttore dice ok, approvato, si impegna il direttore ad approvare la tesi, la stampi secondo le norme stabilite lì nella norma per il terzo ciclo, si stampa con i colori a seconda delle facoltà, eccetera. Poi c'è la difesa, nella quale
si presenta una sintesi della propria tesi, poi interviene il direttore che spiega di solito le bontà della tesi, i meriti del dottorando, eccetera, ma può anche rivolgere delle domande per far brillare ancora di più il dottorando, e poi interviene il revisore, il quale di solito fa degli appunti critici. Vedete che adesso, essendo intervenuto prima, avendo accompagnato il lavoro, sicuramente ci saranno meno contrasti, perché se c'era qualche cosa che doveva dire e chiedere di correggere, lo poteva fare prima. E allora la difesa sarà un pochino più tranquilla, e poi finalmente la pubblicazione. Dopo la difesa, eventualmente la commissione di difesa dice al dottorando che conviene cambiare qualche cosa o che qualche cosa deve obbligatoriamente cambiarla. Di solito questo non avviene per molte cose, però qualche cambiamento potrebbe essere prescrittivo. Il dottorando lavora a questo, modifica la tesi, la consegna al direttore, al revisore, il decano la prova e si pubblica. La pubblicazione può essere da noi nell'Ateneo, con un numero, mi pare adesso sia il minimo di 30 copie, perché poi si manda alle altre università, eccetera, oppure può essere anche una pubblicazione esterna, indicando però che si tratta di una tesi, regina questo loro, eccetera. E si possono fare le due cose: prima fare la pubblicazione qua, al Dipartimento di Pubblicazione, è la cosa più facile, mandi il testo in Word, allora lo formattano, lo pubblicano, e poi magari se qualche casa editrice ti accetta la pubblicazione, la puoi pubblicare da loro, magari anche in un altro paese, eccetera. E con questo poi si fa la festa finale, e si ottiene il titolo, la festa si fa di solito alla fine della difesa, per cui si portano un po' di dolcetti, un po' di spumante e si celebra. Ma prima di celebrare bisogna faticare. Ok, siamo andati un po' oltre il tempo previsto. Volevo chiedervi se avete qualche